Ciao! Allora, dopo una vita e mezzo che non mi decido a fare un video, finalmente questa sera mi sono ridotta e ce l'ho fatta ad accumulare un po' di prodottini che mi sono piaciuti negli ultimi 3 mesi, quindi questo è il video preferiti. E pensavo anche di cominciare a farli tempo permettendo, magari tutti i mesi, perché mi rendo conto che questa cosa di 3 mesi in 3 mesi mi fa accumulare veramente un quantitativo di prodotti abbastanza alto. Fra cura del viso e random e make-up, quindi poi non includo i preferiti delle unghie perché altrimenti sarebbe un video di 22 ore e quindi non è il caso. Per editarlo mi ci vuole una settimana, già faccio fatica a trovare il tempo di mettermi seduta qui e fare un video, anche perché la luce è praticamente pessima in casa mia, quindi ogni tanto cerco di farlo con la luce esterna, ma sono tipo le 10 di sera, per cui la luce esterna non esiste più, di conseguenza cerco di farli magari un po' più ravvicinati, sperando che riesca a farli, a prendermi questo impegno, insomma. A parte questo sproloquio a vanvera di intro, comincio subito con i prodotti perché voglio che sia un video non di 22 ore, come ho detto prima. Allora, parto dal make-up e principalmente parto dai prodotti che comunque utilizzo prima il viso, poi gli occhi, poi le labbra, eccetera. Allora, il mio preferito dei fondotinta che sto usando in questo ultimo periodo si intende aprile, maggio, giugno. Non è stato caldissimo, però comunque è stato abbastanza caldo. Io ho una pelle abbastanza mista, poi varia a seconda delle stagioni, cioè d'estate è veramente pessima la mia pelle perché la zona T è praticamente super lucida, quindi è un casino veramente. Invece d'inverno sono molto più disidratata, non secca, ma disidratata, quindi per me è difficile riuscire a trovare un prodotto che vada bene per tutti i 12 mesi dell'anno. Durante i mesi estivi, quindi anche in questo ultimo periodo, sto utilizzando spessissimo il fondotinta minerale. Il fondotinta minerale di Bare Minerals, il mio colore è il C20 Fairly Medium e mi piace molto da utilizzare insieme al Kabuki di Makeup Forever. Qui non vedrete neanche più la scritta perché è praticamente disastrato, ha un po' di anni. L'hanno fatto nuovo adesso, però costa un accidente e mezzo e io ancora non l'ho provato, avendo questo che è intatto, di conseguenza non trovo sinceramente il motivo per cui buttarlo via e comprarmene un altro che costa un casino in più. Mi tengo questo e va benissimo così. L'unica cosa è che, come tutti i kabuki, quando viene lavato ci mette un botto per asciugare. Cerco di aprirlo in mille modi e appoggiarlo a testa in giù in maniera tale che comunque la forma non la perde, però mi dà un po' fastidio vederlo così sporco tutte le volte. Però purtroppo è impossibile da pulire fino in fondo veramente. Scaldo un po' di prodotto nel tappo, poi picchietto in più e poi vado con movimenti circolari per farlo assorbire bene dalla pelle. È quello che ho su anche in questo momento, quindi non so se dalla luce che ho probabilmente non si vedrà un tubo, però l'effetto è molto naturale, molto leggero, non è una cosa super iper coprente, quindi mi piace molto l'effetto che dà, insomma, e lo sto usando praticamente tutti i giorni, soprattutto adesso che è arrivato effettivamente il caldo, quindi sto usando praticamente quasi solo quello. Invece, per quanto riguarda i correttori, ho avuto un periodo in cui sono stata un po' pigra, non avevo voglia la sera di struccarmi come si deve, quindi mi sono venute fuori la qualunque su questa zona delle guance e del viso. Praticamente ho avuto una sparatoria in corso e non mi è piaciuto particolarmente questo effetto maculato, che non è propriamente di moda, e quindi ho dovuto comunque coprire con correttori potenti. E il mio prolonger non lo batte nessuno, nel senso che comunque io mi trucco spesso la mattina alle 8 per dire, e torno a casa e mi strucco la sera a quest'ora, alle 10, 11 se esco, quindi comunque il trucco mi deve durare un botto. In sostanza questo è l'unico che copre abbastanza, però sta dove voglio che stia, non mi crepa, non mi fa le pieghe, ne devo usare veramente pochissimo. Infatti questo è lo stesso che ho da mesi e mesi ed è ancora non è neanche a metà. Per fissare tutto questo ho usato in particolare due prodotti. In primis ho usato la
Rimmel Stay Matte, la polvere che usano praticamente tutte su YouTube, però mi è piaciuta tanto. Io ho il colore 001 trasparente, anche perché la uso anche su alcuni clienti e cioè non arriverò mai al fondo praticamente perché è intatta quasi. E l'unica solfa è sto cavolo di tappo che non ha nessunissimo senso, non so perché l'hanno fatto così, potevano farlo un po' meglio. E me la sarei tranquillamente portata in borsa se avessero fatto una confezione un po' migliore. Visto che non l'hanno fatto, in borsa in alternativa mi porto la mia Select Sheer Pressed Powder di MAC nella colorazione NV20, come per il correttore, questo come vi dicevo, la mia colorazione ha uno specchietto. Non è gigante, ma è uno specchietto. E ha anche una spugnettina fatta in questo modo. Anche questa cerco di lavarla il più possibile, perché comunque sapete che stando lì non è che sia al massimo. Però quando sono in giro, dare una ritoccata per vedere se sono super lucida, diciamo che non fa male. Quindi in borsa, visto che la Stay Matte di Rimmel non hanno fatto un packaging in borsa friendly, diciamo che uso quella. Con tutte queste polveri, avendo un viso comunque come vi dicevo abbastanza pelle mista, l'effetto cakey, l'effetto super polveroso non mi piace, quindi ho deciso di provare la mini taglia di MAC Fix Plus e mi è piaciuto un botto, un bel po' devo dire, adesso perché l'ho agitato un po' perché sono isterica e ha fatto tutte le bollicine, ma non ne ho utilizzato neanche un ottavo di quello che ce n'è dentro ed è la confezione piccola da 30 ml, quindi quella grande se la compro immagino che mi durerà fino a non lo so veramente. Io finora usavo la Mist & Fix di Makeup Forever, questa mi sembra molto più leggera, ne spruzzo in aria una vi faccio vedere e mi metto direttamente sotto praticamente, in maniera tale da non andare con una spruzzata diretta nel viso perché non mi piace. La spruzzo in aria, fa anche un buonissimo odore, quindi quando cade la nebbiolina faccio in modo di riceverla con il viso e quindi mi fissa abbastanza il trucco e manda via l'effetto polveroso che non mi piace. Il mio brow seal di Makeup Forever è praticamente completamente andato perché io continuo a spremere ma non c'è più un tubo e si vede anche dallo scovolino che è praticamente intacconizzato fino all'ultimo, fino all'estrema potenza, e l'ho finito del tutto. Adesso per sostituirlo, per provare altri prodotti, ho acquistato il brow set di MAC perché con lo sconto sinceramente preferivo provare altri prodotti e non inseccarmi solo su uno, quindi ho preso quello. Però questo è molto molto buono come prodotto. A me danno tantissimo fastidio durante la giornata quelle 4-5 peli inutili che si mettono in giù. E io sono stata un'ora per disegnare le sopracciglia, magari vorrei che stesse in su, quindi con questo si sì, evita quel problema, mi piace tantissimo. In più per le sopracciglia mi sto trovando benissimo con il colore Omega di MAC, che adesso non credo si veda, sempre per il discorso della mia camera che è un telefono, che non riprende bene i colori, comunque. Vabbè, basta che guardate le mie sopracciglia, è un colore che va benissimo anche su chi ha la pelle molto chiara, chi ha le bionde, va benissimo, però non ha la tendenza a essere rossastro, che non mi piace ovviamente su di me. Prima di tutto ciò metto il mio primer, il preferito che ho per questi mesi è stato lo Shadow Insurance perché ho messo praticamente sempre questo. E soprattutto per il fatto che comunque essendo molto caldo fuori, nell'ultimo mese e mezzo ho voluto andare sul sicuro, cioè con questo io sono sicura che fino alla sera il mio trucco dura e anche le sopracciglia, quindi ne metto magari un filino un po' di più e arrivo a metterlo fino alle sopracciglia, sotto l'occhio, in maniera tale che così tutto il trucco e anche le sopracciglia tengano. Fino vi faccio vedere anche gli ombretti preferiti che ho, che sono tutti qua. Questo è Blank Type, che è quello che ho sotto l'arcata sopraccigliare, è un bianco, beh, non proprio bianco, è un color crema abbastanza chiaro che mi piace molto per illuminare l'arcata o a volte al centro dell'occhio, anche se in questo trucco ho shroom, non blank type. E questo invece che è soft brown, che non so se riuscite a vedere, ma ce l'ho anche nel trucco,
in questa parte qua. È un marrone molto caldo, nel senso che è quasi aranciato come marrone. E mi piace molto perché, soprattutto nei trucchi tipo questo, con il contrasto del turchese comunque. L'unica cosa è che purtroppo io Soft Brown ho dovuto aspettare che uscisse con la Art of the Eye, la collezione di MAC di questa primavera praticamente, perché ovviamente in America c'è, ma qui da noi è stato discontinued, quindi è stato tolto e quindi non si trova più. Ho dovuto aspettare la Art of the Eye. Uno è tan di MAC e l'altro è vanilla, sempre di MAC. Allora, questi due pigmenti sono bellissimi. Adesso cerco, se non faccio un macello atroce, di farveli vedere, perché tan è veramente bellissimo. Invece, vanilla, vedrete che è quasi a metà perché l'ho diviso con la mia collega. E questo come illuminante è bellissimo, al centro cioè nell'angolo interno dell'occhio, sotto l'arcata sopraccigliare, come illuminante viso, è molto molto bello. Al momento l'ho sostituito con la Definitely Defined della collezione in Extra Dimension che MAC ha fatto uscire di recente, e, perché voglio insomma cambiare un po' e provare altre cose, ma la pigment penso sia uno dei pochi pigmenti che forse riuscirò a finire. Forse. E altri due prodottini invece che mi sono molto piaciuti sono di Neve Cosmetics e sono uno è Liquid Mirror ed è l'ombretto minerale della collezione. Oddio, adesso non mi ricordo come si chiama l'ultima collezione. Immaginaria, ecco, immaginaria. Ed è un color. Oddio, è come se fosse una via di mezzo tra vanilla e tan di MAC. È molto 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 luminoso, molto carino ed è passato un periodo non molto tempo fa, per un mesetto ho portato solo labbra molto molto colorate, tipo Impassioned, tipo anche il nuovo rossetto di Makeup Forever, quello super fucsia, quindi ovviamente se le labbra erano così forti cercavo sugli occhi di mantenere un colore solo luminoso, un filo d'eyeliner, chili di mascara e fra questo e invece il blush, che non so perché chiamino blush, Pink Moon, sempre di neve, diciamo che l'effetto è stato quello che desideravo. Allora, questo non so se si nota dalla telecamera, sì, dai, dal telefono. Ma forse da qui lo vedete di più, è iper super luminoso, è bellissimo, praticamente è la versione minerale dei pigmenti pressati di MAC. Per gli occhi le ultime due cose, veramente è una in particolare, è il Dior Show Iconic Cover Curl Mascara, che ovviamente non si vedrà perché è una confezione d'alluminio, non si capisce che c'è scritto quello, ma c'è scritto così. Che ha questo scovolino a bananina, che a me sinceramente non è mai piaciuto come effetto, però devo dirvi che è uno degli unici mascara finora che ho provato che mi mantiene la piega delle ciglia. Ho fatto la permanente alle ciglia non molto tempo fa e questo mi aiuta veramente a mantenere la curva senza doverle piegare di continuo tutti i giorni. E quindi mi piace molto, fra l'altro dà un effetto abbastanza volumizzante a mio parere e mi piace molto, ho visto alcune recensioni perché comunque non mi piace mai andare a spendere quasi 30 euro su un mascara, però devo dire che da quando ce l'ho non ho più usato nient'altro, quindi comunque è stato un valido affare. Il Lip Bomb, ovviamente non si vedrà la scritta ma io ve lo dico, e la cosa molto simpatica di allora è un lucido al peperoncino. Si sente tanto il peperoncino, adesso ce l'ho su, se vi leccate le labbra appena messo vi pizzica la lingua, ve lo dico, a me piace tantissimo l'effetto peperoncino, lo metto ovunque, quindi il piccante mi piace, in più questo dovrebbe dare un effetto volumizzante alle labbra che a parer mio sulle mie labbra non è proprio necessario, però mi piace l'effetto, la sensazione di sentire comunque il pizzicorino sulle labbra. Dopo una mezz'oretta, un'oretta che ce l'avete su, sparisce, svanisce. Quindi io comunque mi ritrovo ad andarci di nuovo sopra solo per sentire questo effetto, questa sensazione. Quindi evidentemente mi deve piacere.
La cosa simpatica di questo lucido è che ha il packaging con lo specchietto davanti e quando voi lo aprite ha la lucina interna qua sotto, non so, vedete? Così praticamente se lo portate in discoteca potete tranquillamente ritoccarvi il rossetto senza dover tirare fuori magari il telefono in funzione torcia o tutte quelle cose lì. E basta semplicemente utilizzare lo specchietto e applicarlo. È un gloss per cui anche senza specchietto e senza luce riuscireste comunque. Però mi sembra una cosa abbastanza simpatica per un gloss volumizzante. Io so che questa confezione l'hanno fatta anche altre marche con altri prodotti. Se mi lasciate un commento qua sotto comunque ve ne sono grata perché ho piacere di provarne altri di questa tipologia, anche se devo essere sincera, mi piace non per il packaging, ma appunto per la sensazione, ce la posso fare, la sensazione di pizzicorio che dà comunque, quindi insomma, le due cose me lo fanno piacere. L'ultimo oggetto preferiti di questo trimestre non è con me da 3 mesi, è con me da pochissimo perché mi sa che non è neanche un mese. Me l'ha preso mia sorella da eBay, vi metto poi il link di sotto, qua sotto nell'info box del sito dove l'ho acquistato, ma comunque lo stesso identico prodotto non lo vendono solo da questo negozio, ma anche da altri. Ed è una specie di pochettina, la mia è nel colore menta con l'interno rosa, ed è una pochettina con il suo laccettino da legare qua dove c'è il buchetto. Chiudibile da un bottoncino automatico con la sua coroncina e praticamente è un portacellulare in sostanza, perché qua voi infilate il cellulare che io non vi posso far vedere perché ci sto riprendendo. Qua ha una parte con un foro, così potete collegare le cuffie oppure se è scarico potete attaccare il caricabatterie. Questo è molto comodo, per esempio, se andate al mare e volete comunque sentire la musica, lo tenete qui dentro e le cuffie riescono tranquillamente, o in palestra anche. È una cosa abbastanza comoda. In più, davanti a queste due fessurine che vi possono servire magari per tenerci la patente, la carta di credito, quello che vi serve. In più ha una cernierina, fra l'altro fatta anche in maniera molto carina perché ha la coroncina che riprende il davanti. E ovviamente qua c'è la mia povertà all'interno. Io qui tengo le monete, qui tengo le banconote da 5 al massimo 10 euro perché dopo le altre sono troppo grosse, le dovete piegare. Però per esempio è molto comodo per me, ultimamente sto andando a lavorare con i calzoni corti, con i calzoncini corti che non hanno tasche, per portarmi in giro il telefono è molto comodo e me lo metto sul mio tavolo da lavoro, però se per esempio nella pausa pranzo vado a mangiare ho già i soldi dentro, oppure se usciamo e per un minuto, cioè nel senso se facciamo un'uscita veloce, tipo andiamo a farci una passeggiata per intenderci, con questo non mi devo portare dietro il mappazzone che è la mia borsa e con questo sono molto più tranquilla insomma. Io l'ho preso in questo colorino qui perché in questa fase mi sento molto color Tiffany. Non so bene perché. Mia sorella l'ha preso di un fucsia, che è un fucsia, pensavamo fosse un po' più acceso, ma invece è un fucsia abbastanza simile al tappino di questa collezione di neve. Però questo è un po' più aranciato. Comunque è un rosino. Dalle foto che vedete non è assolutamente così acceso, cioè non è come i miei orecchini per intenderci, è un po' più rosa, ma non fucsia, diciamo, quindi non è il massimo. Fra i colori, sinceramente, questo è quello che mi piaceva di più. Ce ne sono tanti, comunque vi lascio il link sotto se volete andare a vedere. E basta, direi che ho parlato per una mezz'ora buona, per cui sarà un divertimento editare questo video. Spero che non duri 72 ore come avevo detto, no, 22. Beh, comunque siamo lì. E vi farò presto un video tutorial per questo trucco perché sono sicura che qualcuna di voi me lo chiederà. E ve lo rifarò appena ho 2 minuti, quando non sono magari le 10 e mezza, 11 di sera, così ho tempo poi di farvelo con la luce giusta, con i tempi giusti. Niente, io spero che vi sia piaciuto, mi dispiace veramente tanto per il ritardo che ci sto mettendo nel mettere sui video, abbiate pazienza, vi prego, vi prometto che sarò più buona. Niente, nel frattempo se vi va di iscrivervi o mettere un pollice in su se il video vi è piaciuto, vi ringrazio tanto per averlo fatto se l'avete fatto e niente.
Basta, direi che vi posso anche salutare. Ci vediamo al prossimo video.